Ma com'è possibile che hai un ritardo? Sì, io non te lo volevo dire, ma non ce la faccio più, non posso farcela da sola. Perdonami, ti prego. Non preoccuparti, non sei sola. No, ma è lo stesso, è comunque colpa mia, Manuela, è colpa mia. No. È qualcosa che abbiamo fatto insieme. E insieme lo risolveremo, ok? Sì. De la tierra, quiero estar entre tu cuerpo aunque conozca el infierno. Olvidarme de mi nombre, enfermarme de tus besos. Hoy quiero hacerte la guerra, dispararte al corazón aunque mi bala te hiera y deba salvarte yo. Abrazarte hasta perderme, que el cielo se quede lejos. Quiero quedarme para cosas buenas, quiero quedarme para cosas. Devo scoprire chi è stato a rubare il mio diario segreto. Calmati, per non favore. Posso. Mi rubassero tutto, ma non il mio diario segreto. E allora segreto, te la prenderai piano. Con tutta la scuola. Sì, se fosse necessario. Che c'è? Non ti riconosco. Anche io non ti riconosco. Fai tutta l'intellettuale ora che scrivi i racconti. Così non otterrai niente, sai. E che cosa vuoi che faccia, allora? In questa situazione devi restare tranquilla, guardami. Sì. Devi affrontare la cosa con sottigliezza. L'astuzia è la tua sola arma, sottigliezza, bene, d'accordo? Sì, certo, ho capito. Bene, se hai capito, allora io vado a finire il racconto. Va pure. Sottigliezza. Tu! Che c'è? Hai preso il mio diario segreto, devi ridarmelo! No, io non ho niente di tuo, datti una calmata. Restituiscimelo, perché altrimenti non sai che ti faccio, hai capito? Ascoltami, prima cosa lasciami. Secondo, non ti ho rubato niente, se volessi rovinarti la vita, ti darei fuoco direttamente. Oh! Ai, lei non è stata sottile. Elevatevi. Il mondo è tutto contro di me, vi rendete conto? Addirittura mio padre! Sì, ma tu devi ragazzi, essere dai, forte. Ho chiuso il bar, mi volete spiegare che succede? È successa una cosa terribile, siediti, perché no, dobbiamo parlarne. No, con Sol non ci parlo. No, Pilar, per favore, dimentichiamo i contrasti, adesso ne ho davvero bisogno. Va bene, bisogno dai, di raccontami che cosa è successo. Ragazze, il padre di è morto? Sol... No, sì, oh. Voglio dire, no, ma è successo che per me lo è, perché mi ha inflitto un castigo. Quale? Orribile. Cioè? Il peggiore, 2 settimane senza uscire, ragazze, questo no, ci riguarda solo tutte. Te, a me non interessa affatto. Sì, ma no, ci riguarda tutte, invece, pensateci, è una trappola di Mia e Maritza. Non riescono ad accettare chi abbiamo un nostro gruppo, lo capite? Sì, è vero. Vogliono distruggerci una per una. Adesso è toccato a me, ma lo faranno con tutte noi, lo capite? E dobbiamo restare unite e dimenticare i nostri contrasti. Hai ragione tu, se la sono già presa con me, hai ragione tu. Che ti è successo? È colpa di Mia e di Maritza. Infatti Maritza mi ha accusato di averle rubato il diario. Vedete? Va bene. Giurate che resteremo sempre unite per difenderci da loro. Lo giuro. Sì, lo giuro. Avanti, Pilar. They wanted me here just to show you my face. But when it comes to the crunch, I just hide in disgrace. You're calling me mad, but I know you're the same. Andiamo. Cause you gotta be seen to be playing the game. Yes, we gotta be seen. Ti prego, abbracciami forte, non ce la faccio. Doveva essere proprio una cena, papà. Sai, Mickey non ha certo bisogno di mangiare. Mia, basta, per favore, eh? Perché mi rispondi così? Ma niente, perdonami, è che a me queste presentazioni formali mi innervosiscono, non mi piacciono.
E poi ti ho già detto che con Mickey non è una cosa seria. Non mentirmi. Allora perché hai detto a Manuel che ti stai innamorando? Perché non mi hai detto prima che eri così innamorato? Certo, eh? Perché? Perché? Perché vuoi davvero sapere sì. Perché? Perché tu sei terribilmente gelosa, io ti conosco, amore mio. E poi sei così esigente. Esigente? In cosa? Non lo sai? No, non devi avere figli, non so più quante condizioni hai messo. Beh, ma è ovvio, papà, sono nata figlia unica e voglio morire figlia unica. Va bene, è così, mia, con te non si può proprio parlare. Scusatemi, sorry. Non posso crederci, sembra che sì, si sia andata per uno spettacolo. Oh, ciao Mickey, ciao. Bene, Mickey, come stai? Va bene, e tu cosa fai? Ah, sono Mora. Mora, come piace a te, vero? Tu devi essere mia. Sì. Come va? Come ti sembro? Diversa. Diversa da cosa, tesoro? Da tutte le fidanzate che ha avuto papà, no? È come se, se si fossero unite tutte in una sola. Sì. È proprio una grande personalità, no? È grande, sì, così. Grande, sì. Sei un amore, davvero un amore. Sì, sì. Sai che cosa penso? Che noi due riusciremo a capirci molto bene. Hai già ordinato? No. Ah, certo, sono arrivato prima io, come facevi ad ordinare? Certo. Sì. Cameriere! Cameriere! Sei arrivato per primo, mangia. No, aspetta, amore mio, aspetta. Pablo, senti, hai visto Sol, Pilar, Fernanda? No. Devo... Ma ti è successo qualcosa? Sì, ho una domanda e forse mi puoi aiutare. Come si fa a stare con qualcuno senza impegno? Aspetta, non rispondermi. Resterà tra noi due. Diego si è divertito, vero? Com'è che dicevi che era un bravo ragazzo? Non ricordo adesso. Vabbè, non importa. Ciao. Diego vuole uscire. Non ho molta voglia di stare con qualcuno, però mi va bene se è una cosa senza impegno. È stato lui a rubarmi il diario. Marizza, noi dobbiamo parlare. Sì, dobbiamo parlare subito. No. Non vuoi mangiare, amore? No. Perché dovrei quando Mickey lo sta facendo per tutti? Scusami. Stai attento. Ho capito. È stata la sua goffaggine a travolgerti, Immagino che tu travolga per ogni favore, cosa. Scusami. Finiamo la serata in pace, eh? Mickey, dai, conosciamoci meglio. Dimmi, tu che lavoro fai? Io? Di cosa ti occupi? Sono una vedette. Vedette? Ah? In che mondo? In questo, mia cara. In questo, tesoro. Ah. Sì, ma ad essere sincera, sono diversi anni che non lavoro come vedette. Cambiamo argomento, eh? Perché fai quella faccia? Quale faccia? Ragazzina, non sono stupida, lo sai quale faccia. Non ho fatto nessuna faccia. Basta, lo adesso sai, non è... Tesoro, non ha è fatto caso. Una faccia strana e adesso ti va bene. Vuoi davvero sapere la verità? La sto ascoltando. Mi sembra che tu non sia la compagna ideale per papà. Ah, sì? Perché? Ma perché no? Perché a mio padre non sono mai piaciute le vedette, mia, né niente che riguardi mia, quel mondo. Per favore, no, papà, non puoi cambiare idea. Hai sempre detto così. Non ti è mai piaciuto che avessi un mio gruppo e non ti è mai piaciuto che avessi un'amica dai, vedette. Non è proprio così. Non ho intenzione di negarlo. Tutto questo. No, non esiste proprio. Sappiate che noi artisti siamo molto migliori di voi borghesucci. E poi sono felice di non piacerti, cara, perché se vuoi la verità, neanche tu a me piaci dai, affatto. Mickey, finiamo la serata in pace. Per favore, è così difficile capirlo. Tra di noi è cominciato tutto per gioco. Ma poi tu mi hai conquistato. Se ti avessi raccontato tutto, mi avresti lasciato, Marizza. E poi sai, Paloma non la vedo da giorni e voglio farla finita. Mi merito un'opportunità. Marizza, io ti amo davvero. Da quando mi hai lasciato non dormo, non studio, non vivo più. Per favore, perdonami. Va bene, ti perdono. Sul serio? Aspetta. Ti perdono, ma... non posso rimettermi con te. Ma come? Allora non mi hai perdonato? Sì, ti perdono, ma... non posso stare con te perché non ti amo. Se ti amassi, non riuscirei a perdonarti. Ciao, Manuel. Che è successo col disco? Non lo so, Pablo. Come non lo sai? Perché ti ha chiamato Sabrina? Per un'altra cosa, lasciami in pace. Fermo, aspetta. Che succede? Succede.
Che rischio di perdere l'unica cosa a cui tenga nella vita. Aspetta. Non dirmi che è tutto finito col disco. No. Con Mia. Dovrò farla finita con lei. Raccontami tutto, allora com'è andata con Manuel? Beh, ero con lui fino a poco fa. E? E? Io ho detto che ho un ritardo di 10 giorni. Cosa? Ed è la verità. Adesso mi racconti tutto, è proprio vero che è un ritardo? No, ma ho fatto bene a dirglielo perché per comprare il test è rimasto con me. Pensa che bravo ragazzo, mi ha voluto accompagnare, ti rendi conto? Sì, ma non capisco, perché gli hai detto una cosa che si rivelerà falsa? Queste bugie funzionano solo nei romanzi. Ma sì, lo so, ma era l'unico modo per poterlo vedere. Non vuole chiamarmi, né vedermi, né niente, ok? Adesso che sono stata un po' con lui mi sento bene, ho più energie e sono felice. Va bene, ma cosa succederà quando scoprirà che era una bugia? Per ora non lo so, per inventare qualcosa ho ancora un po' di tempo. Nel frattempo penso al presente e nel presente Manuel è tutto mio. E questo cosa dovrebbe significare? Che mi ama. E anche se adesso non lo sa, io farò tutto il possibile perché lo comprenda. Sono proprio contenta che vi siate rese conto che la cosa migliore per tutte è che il top group si unisca. Certo! Mia e Maritza non potranno niente contro di noi. Ragazze, non voglio che questo gruppo mi crei dei problemi e quindi devo raccontarvi una cosa. Va bene, una Pilar, dai, che c'è? Racconta. Mi sono messa con Tomas. È un problema, Sol? No, no, no. Per me Tomas è acqua passata. Per iniziare questa riunione veramente voglio raccontarvi un segreto che distruggerà Mia per sempre. Sì, dai, dai, raccontaci tutto! Dove ha nascosto il mio diario segreto, quell'idiota? Dai, Manuel, calmati. Vieni nella mia stanza. Staremo più tranquilli. Almeno così mi racconti tutto e ti aiuto, eh? Vieni, siediti qui. Guarda che cosa ho per te. Questo ti farà bene. Adesso ti fai un goccetto e poi mi racconti che ti è successo. Del veleno vorrei bere. Forza. Poi è per colpa di questa porcheria che sono ridotto così. Se non avessi bevuto niente, adesso non avrei nessun problema. Non dare colpa all'alcol. Perché guarda che non è colpa dell'alcol se sei andato a letto con un'altra ragazza o no. E poi non mi sembra che per questo tu debba lasciare Mia. Non è poi così grave. Ma non è un'altra ragazza, è Sabrina. E potrebbe essere incinta. Ah, ecco. E questo qui potrebbe essere un problema serio. Vuoi? Capito, no? Ciao. Ciao. Vengo a cercare un lettore DVD che avete da vendere. Sì, un secondo. Tato? Sì? Il DVD? Sì, eccolo qui. È multizona come... Che ci fai qui? Volevo vedere se sei stupido come pensavo. Scusami, non ho sentito. Cosa hai detto? Sei caduto nella trappola che ti ho preparato con Vico. E se ti azzardi a toccarla, ti vado a denunciare. Siamo d'accordo? Sentito, ragazzi? Quello che ci piace di più. Uno spione. Eh? Che problema hai col nuovo racconto di Linares, Blas? Nessuno, allora solo che... di torturarmi, dai! Ma non voglio torturarla, Dunov. Quel racconto dovrebbe essere valutato dall'istituto e poi pubblicato. È in gioco il prestigio della scuola. Hai ragione. Certo, sì, quel racconto non può uscire dall'istituto finché non ne conosceremo il contenuto. Esatto, potrebbe essere un disastro. Sono contento, Heredia, che tu abbia pensato al buon nome del nostro istituto. Ne sono davvero lieto. Ma le pare. È che ho così tante cose. Ma certo, stia tranquillo, lo immagino. Mi raccomando, di tu a Linares che voglio vedere quel racconto per primo, d'accordo? Con molto piacere, Dunov. Bene. Che ti succede? Non ti va più di fare il gradasso? Ragazzi, perché non mi ascoltate e parliamo tranquillamente? Sì, tranquillo. Stai tranquillo che noi ti ascoltiamo, vero? Intanto ti facciamo passare la voglia di fare il bullo, sai? Aspetta, aspetta, aspetta. Prima però, potrei avvisare mio cugino così avvisa la mia famiglia perché non si preoccupino. Questo capite? Stupido fa finta. C'è qualche problema qui? No, 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 no. Cugino, non ci sono problemi. Vi presento mio cugino Rodrigo, i miei amici. Voi non lo sapete però, Rodrigo è sottufficiale della polizia e il padre, cioè mio zio, no. Sì, zio, è commissario. Quindi diciamo che io ho già una carriera assicurata, garantita. Ah, benissimo. Comunque noi adesso ce ne andiamo. No, 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 come ve ne andate? Perché andate via? Racconta un po' a Rodrigo
di quella cosa rubata che hai trovato e vuoi restituire. Quale cosa? No, sai, i ragazzi hanno trovato un apparecchio elettronico trafugato da qualche magazzino. Poverini, non sanno come fare la denuncia. Vorrebbero restituirlo, ma... giusto? Salvato. Bene, sì, sì. Ho finito il racconto, capisci? Devo solo fare qualche correzione perché sia perfetto. È la storia di Riccardo Fara e di suo figlio che non posso provare. Ma che sia la verità sarà un vero guaio per Blas. Leggiglielo. No? No, penso che sarà molto meglio se lo leggerà tutta la scuola. Il tuo diario? Quale diario? Ma come, il diario che ti hanno rubato e che hai perso? Hai scoperto chi te l'ha preso? L'ha preso Pablo. Pablo, va a prenderlo e dagli una bella lezione, è un idiota! Luan, non sai quello che ho appena sentito. Cosa? Promettimi che non lo racconterai a nessuno. Stai parlando con me, va bene. Manuela ha tradito Mia. È stato con Sabrina. Sabrina? La figlia del produttore? No. Sì. Lo vedi che gli uomini sono tutti uguali. Manuel sembrava diverso. Ma a che me ne importa di Mia? È una cretina, non mi interessa quello che le succede. Non voglio che Mia e Manuel si lascino. Ma lui l'ha tradita, sì, no? Sì, lo so, però... non so, dice che era un po' ubriaco. Tra l'altro io l'ho appena visto e sta malissimo. Non lo so, non voglio che si lascino. Non è giusto che si lascino. Devono avere un'altra opportunità. Tu non l'hai data un'altra opportunità a Diego. Tra me e Diego era diverso, perché era senza alcun impegno. Quei due invece si amano davvero. E va bene. Questo lo posso capire, solo che non capisco perché vorresti aiutare Mia. Io non voglio aiutare Mia, è per loro due, è per l'amore che lega quei due. Sì, ma è la stessa cosa, se l'aiuti dovrai stare molto tempo con lei e non mi piace. Sei gelosa. No, ma quando stai con lei sei un po' diversa. Beh, è possibile che io cambi. No, però non la sopporto tanto, però non è tutto bianco o nero, ci sono anche i grigi. Sai una cosa? Non ti capisco, ci sono anche i grigi. No, non per me, non ho bisogno di un'amica grigia. Ma io... sei solo gelosa? Sta zitta. Linares. Blas. Stavo proprio cercando te. Dammi il tuo racconto perché vuole leggerlo Duno. No, non è ancora finito. Va bene, non importa, dammelo lo stesso. No, il racconto è salvato su un dischetto. E ecco, per quello che so, Dunov non ha una stampante nel suo ufficio, nemmeno. Come vuoi, non importa. Sai una cosa? Va a stamparmelo di sotto e portalo in direzione. Sì. Chiaro? Lo spero. Che cosa farai? Non lo so, ma il mio problema non ha grigi, solo bianchi o neri. No, no, non è possibile quello che ci hai raccontato, ragazze. Sì, non è possibile, sì, è la verità. No, nemmeno io ci credo. Ma dai, ragazze, dovete credermi. Non mi inventerei una cosa così grossa. Va bene, hai le prove? Sì, sì, ed è una prova vivente. Chiederò a Sabrina di venire qui e vi racconterà tutto. E tu pensi che accetterà di venire qui? Sì, sì, è ovvio, ma che importa? Ora, la cosa fondamentale è pensare che cosa vogliamo fare ti con questa informazione. Ti conosco bene, lo so che hai già qualcosa puoi in mente, vero? Anonymous. Così riusciremo a distruggere e a far soffrire sì, Mia. Sì, ti piacciono le lettere anonime, vero? Perché dici così? Perché... Pilar, abbiamo detto che saremo rimaste unite, quindi smettila con questa cosa. Va bene, la smetto, ma mi sembra esagerata l'idea di Sol. E poi non voglio mettermi tra Mia e Manuel. No, ragazze, nemmeno io. Ha ragione. Aspettate, non... volete dire che state dalla parte di quei due cretini? A me sembra che tu sia solo invidiosa. Pilar, smettila! Invidiosa di quella cretina, di quell'ingenua. No, invece a me piacerebbe una relazione come quella di Mia e Manuel. Con Tommaso. Allora ti piacerebbe essere tradita? Perché ma tra no, Mia e Manuel è no. tutto finto. Ragazze, vediamo se ci capiamo. Questo è il momento ideale per colpirla, perché Mia è convinta che sia tutto perfetto, che è tutto meraviglioso, che è tutto colorato di rosa. Perché non vuoi ascoltare Fernanda, eh? Ha ragione sì, lei. Bene, va bene, mi ragazze, contate no? su di me. Sì, okay. Anche su me. E tu, Pilar? Lo faccio solamente per il top group. Benissimo. Va bene, adesso che è tutto perfetto, dobbiamo iniziare subito con il primo cartello. Come sarà? Beh, sarà così. Che cosa fai? Ora non posso più usare il tuo computer? Che fai? Cerco una busta per metterci il racconto. Devo darglielo, non ho scelta. Ma scusa, non dovresti darglielo. Se Blas lo legge, tu non potrai più leggerlo davanti a tutta la scuola. D'accordo, ma
Non so che altro potrei fare, lo capisci? Non sono così intelligente come la tua amica mia, non so che fare. Ringrazia che invece io sono abbastanza intelligente per tutte e due. Sei diventata anche presuntuosa. Dovresti andare in giro con Sole e Fernanda, perché io invece non ti sopporto. Aspetta, se volessi litigare lo starei già facendo, ma invece non ne ho voglia. Tieni. Che cos'è? Ho copiato un racconto da questo libro, così gli dai questo e li tranquillizzi e poi leggi il tuo racconto dove decidi tu. Dai, Feli, per favore, dammi retta. Laura è l'unico mezzo per ottenere quelle foto. E poi l'arpia le avrebbe prese comunque. Per favore, ti prego, puoi perdonarmi, Feli? Sì, va bene. E perché continui ad essere arrabbiata? Perché per colpa del tuo piano con Maritza, Leo non si interesserà mai più a me. No, perché dici così? Lo avresti dovuto vedere quando mi ha dato il pacchetto. Ha fatto così, se n'è andato, con una faccia triste. Va bene, allora senti, facciamo una cosa. Lo chiami e gli spieghi com'è andata. No, no, chiamarlo non è una buona idea. Ma scusa, perché? Ma perché? Dai, no, mia, Feli. Perché no? E questo? Chi riesce a indovinare chi è la bella bionda che il fidanzato tradisce con un'amica? Poverina, quanto è difficile essere lei. Io lo so, è Sol. Era facile, è Sol. No. Feli, sono io. Mia, per favore, no, Mia, guardami, guardami. Mia, così finirei col sentirti male. Mia, guardami, sono qui, Feli, Mia. No, Mia. Ehi, che ti succede? Che c'è? Che succede? Che hai, Mia? Cartellone. Sicuramente è stata Sol. Sì, andate via. Via, non c'è niente da vedere. Andate delle foto. Via, andatevene, sparite, via, forza. Se fosse così. È così, vuoi che andiamo a domandarglielo? Andiamo a domandarglielo, tu stacca il cartellone. Sì. Non c'è più niente da vedere! Ragazze, sapete che oggi esce il nuovo film di Bandana, Vivir Intentando? Su serio? Sì. Che bello. Voglio andare a vederlo. Non ce lo possiamo perdere, ragazze. No. Dobbiamo andare a vederlo. Possiamo organizzarci, no? E quando non sarò più in punizione, andremo tutte a festeggiare la nostra vittoria su Mia dopo aver visto il cartellone. Sì, o no? È un'ottima idea. Sì, a me non sarebbe mai venuto in mente. Che cosa stavo pensando? Cosa? Che Mia potrebbe sospettare di te. Perché dovrebbe sospettare di me? Non lo so, aspetta. Dimmi una cosa, biondina spelacchiata. Perché hai scritto quel cartellone? Che cartellone? Non fare la finta tonta. Il cartellone che era là fuori lo hai scritto tu, lo sappiamo. Ma la tua prepotenza mi disturba. Guarda, vedi che ha la mano tutta macchiata. Te l'ho detto. Ah, oltre che una ladra sei anche una bugiarda. Io non sono una ladra. E se lo dici per quei soldi, l'ho inventato per poter uscire dall'appartamento. E il cartellone dice la pura verità. Ma che cosa hai quella malata? Vuoi spiegarmi che Mia, cosa pensi? Mia, Manuel ti tradisce. E indovina con... Sta zitta. Non vedi che nessuno ti crede? Sì, noi invece ne crediamo. Come stai dicendo la verità? Adesso finitela, perché altrimenti vi devo dare una bella lezione. Non mi toccare. Andatevene anche voi. Ciao, andatevene, andate via. Visto, sono scappate e non sono rimaste qui a discutere perché mentivano. Sì. Sei più tranquilla adesso? Perché dovrei? Sì, ovvio. Certo che devi, è tutto a posto. E perché mi sento male? No, no, tu sei matto. Non puoi raccontarlo a Mia, non puoi. Sì, hai ragione. Non posso. Morirei senza di lei. Appunto per questo. Ora basta, dimentica tutto e pensa solo al futuro. Poteva succedere a chiunque. Non è così grave. Sì che è grave. Pensa se Sabrina aspettasse un figlio mio. Beh, però tu non devi angosciarti prima del tempo. Ancora non sei niente. Dai, fatti un goccetto, forza. No, non voglio. Davvero, non mi va. Buonasera, Pablo. Come va? Ehi, che succede qui? Festeggiamo qualcosa? No, no, stavamo facendo due chiacchiere, no? Sì, e di che parlavate? No, 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 niente, stupidaggini, dai. Ah. Ci vediamo, ragazzi. Ehi, sono scappati. Stavano bevendo alcolici e non ci hanno voluto dire niente. Aspetta, amico, non credo. Non credi? No. Quelli stanno organizzando una festa con qualche ragazza e ci vogliono escludere, è evidente. Sicuramente stavano parlando del loro gruppo. Qui succede qualcosa e io voglio sapere cosa. Estar seguro es venderte en cuotas, armarle una muralla al corazón, dejar que te licúe la pasión. Estar seguro es eso. No es el seguro, baja lo más hondo y trata de subir sin cuerdas, llegar muy alto y caer a ciegas, que corra sangre por tus venas. No estés seguro, el cielo es el infierno, si no enfermas hasta llorar de amor, sentir a fondo hasta perderlo todo, sobrevivir es estar muerto. Jamás tendrás un gran amor,
Buongiorno, Gloria. Buongiorno, signor Dunoff. Ci sono novità? Ah, mi sembra ci sia una cosa. È arrivato questo per lei. Che cos'è quello? È il racconto di Luan Linares. Ah, il racconto di... Sì. Ah, che brava, me l'ha portato. Sì, devo leggere molto bene il contenuto del racconto prima che esca da questo istituto. Già. Certamente. Spero di cominciare la giornata leggendo qualcosa di gradevole. Ah, dimenticavo, signor Dunoff. Il signor Bustamante la sta aspettando nel suo ufficio. Che cosa vuole adesso? Ragazze, io me ne vado. Non hai sentito il nuovo deodorante che ho comprato? Qui, Marisa? Sì, senti che buon profumo che ha. Sì, mi piace. Più tardi lo provo. Ma potevi anche provarlo subito, eh? Tu lo vuoi? Hai intenzione di non parlarmi mai più. Ehi, è a te ma che sto parlando. Sei diventata sorda? Quanti anni hai? Visto che non puoi stare senza di me, visto? Adesso voglio sapere la verità. La verità. Sei un po' gelosa di me? No. La verità. Ma no! La verità. Sì, forse un pochino. Ma perché sei gelosa quando sai che sei la mia migliore amica e che resterai la mia migliore amica per tutta quanta la mia vita? È che da quando Marcos mi ha lasciato ho paura che tutti mi lasci. Ma io non ti lascerò mai, anche se tu lascerai me. Io invece non ti lascerò mai. E allora come hai deciso di aiutare Mia? Ecco, ciao. Ciao. Io voglio andare a fare colazione. Adesso arrivo. Va bene. Stanotte non ho dormito ripensando a quel cartellone. Dimentica quel cartellone. Sappiamo che è stata sola, lascia stare, Mia. Va bene, sì, ma il dubbio chi me lo toglie? Ma dai, ora stai esagerando. Voglio dire, non potresti perdonarlo se Manuel ti tradisse? Ovviamente no, no, è ovvio. Va bene, però un piccolo errore lo può commettere chiunque. Tu non li guardi mai, ragazzi. Non sarebbe poi la fine ma del per mondo. Ma per me sì, per me. E anche per te, no? Perché non mi sembra che tu abbia perdonato Diego. No, ma è una cosa diversa. Perché era una storia senza impegno, invece il vostro è vero amore. Ma è proprio per questo, non potrei accettare un'infedeltà. E se Manuel dovesse ingannarmi, io non lo perdonerei mai. No, scusa, non ho capito. Se il risultato del test è stato negativo, perché sei ancora così preoccupata? Perché le istruzioni erano molto chiare, Manuel. Non è sicuro al 100%. Capisci? Quindi anche se è negativo, potrei comunque essere incinta. Bene, allora... Non lo so. Credo che la cosa migliore sarebbe fare delle analisi del sangue. E vorrei andarle a fare adesso. Non ne posso più, non lo sopporto più il dubbio. Mi vuoi accompagnare? Io, in effetti, dovrei... Va bene, certo. Manuel, se non puoi, non è un problema. Vado da sola. Ciao. No, no, aspetta, aspetta. Ti ho già detto che non devi affrontare da sola la cosa e io ti voglio accompagnare, ok? Manuel, Manuel, aspetta, aspetta, Manuel. Scusami. Ciao. Ciao. Un secondo, eh? Cosa vuoi? È Sabrina, non puoi uscire con lei, sei impazzita. Deve fare delle analisi del sangue, mi copri, per favore. No, ma... No, niente ma, mi copri sì o no? Va bene. Grazie. Manuel! Manuel! Dove vuoi andare? Spostati. No, 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 ora lasciami, non puoi uscire. Devo vedere con chi è andato. No, 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 non puoi è farlo, non puoi. Sabrina? Era con che Sabrina? Devi farmi fuori se vuoi passare di qui. Ringrazia che stia pensando ad un'altra cosa, perché mi piacerebbe molto non vederti più dopo quello che hai detto. Che ti ho detto? Che mi hai rubato il diario segreto. Ma tu sei matta, io so non ti ho rubato niente, non tu, ti ho preso Pablo niente. Bustamante. No, non è vero. Se avessi un problema con te, te lo direi e non farei una cosa simile. Sì, hai ragione. Perché eri così preoccupata che lo avessi io? Hai scritto qualcosa su di me? Ma mi spieghi perché devi dire queste stupidaggini? Mi vuoi dire invece perché stai coprendo Manuel? Io? Sì, non fare il finto tonto. Lo so che Manuel è stato con Sabrina. E tu come lo sai? Bene, qui ci sono bene, le fatture, avanti. Dei soldi, delle quote e tutte le matricole aggiornate. Sì. Sì, sì, vorrei vedere quello che mi interessa, il resoconto delle uscite, per favore. Uscite, va bene. E qui c'è il resoconto delle spese. Ah, no, Dunoff, mi scusi, qui dice assistenza agli alunni, deve aver sbagliato. Ah, sì, mi perdoni. Che le succede, Dunoff? La vedo distratto, la vedo un po' confuso, come se fosse altrove. No, cioè, che sì, le sta succedendo? Sì, sì. No, è che ho questo problema che mi confonde la mente e che continuo a distrarmi. Sì, ma che tipo di problema? No, non è un problema professionale, no, è una questione personale, non ha niente a che vedere con Dunoff, ecco il punto, lei è un pilastro fondamentale di questo istituto e quindi i suoi problemi personali sono problemi dell'istituto, chiaro? Mi dica che le succede. Io e Claudia divorziamo. Non me lo dica. Sì,
Sì, è da tempo che le cose con Claudia non vanno più bene. Beh, è stata una decisione dolorosa, ma ad un certo punto, lo sa... No, non potete farlo. Come no? No, è impossibile, non potete farlo. Dunof, in questo istituto non c'è mai stato un direttore che abbia divorziato. È una cosa positiva per l'immagine, abbiamo già avuto... Amore mio, perdonami, non sa che cosa mi è successo. Che cosa fai, Tato? Sei venuto a darmi soldi? Mi stai prendendo in giro? No, perché? Non posso credere che tu sia così infame. Ai, Tato, fermo, mi fai male. Che problema c'è? Perché mi hai mandato quel tuo amichetto con il poliziotto, eh? Ma di che cosa stai parlando? Io non ti ho mandato nessuno. E continui a dire stupidaggini. Ma pensi che io sia un idiota, eh? Non sono nato ieri. Mi ha mandato quel tuo amico sciroccato con la guardia del corpo. Rocco è venuto da te? Sì, Rocco è venuto da me, sì. Si chiama Rocco, non fare la finta tonta. Sai bene che è venuto da me. E per colpa tua ho dovuto restituire la merce. Fermo, mi fai male, Tato, mi stai facendo male. Ti sto facendo male. Mi fai male? Ma davvero? Questo non è niente rispetto a quello che ti posso fare. Non è niente perché adesso sto solo giocando. Ma non ti intromettere più nella mia vita, perché la prossima volta non giocherò più. Hai capito? Eh? Ti ho già detto che io passavo. Emanuele stava parlando al telefono con Sabrina e le diceva che non sapeva cosa fare. E io ho sentito... Va bene, dai, va bene. Facciamo finta che io creda a quello che ti sei inventata. Come facciamo per aiutare mia Emanuele? Io un'idea ce l'ho. È un po' folle. Ah, beh, se è tua deve essere davvero folle. Va bene, mi vuoi ascoltare? Secondo me dovrebbero scappare. Devono allontanarsi, perlomeno finché le cose non si sistemano un po' qui. Ma sei impazzita? Sì, tu sei pazza. Quando comincerai a stare con i piedi per terra, come ti viene in mente? È questo che ti manca, Pablo. Un po' di follia. Prendi esempio da me. No, con la follia non si risolvono no, i problemi. No, è qui che ti sbagli. L'amore che c'è tra me e Emanuele giustifica qualunque follia. Amare significa correre dei rischi e fare anche qualche follia. L'amore è l'unica cosa che ti salva, l'unica cosa che conti. Per questo dobbiamo aiutare quei due. Non lo sapevo che pensassi queste cose dell'amore. Ma che... Scusami, ma non sei ti ho proprio... visto. Ma no, che non lo scuso, questo tipo mi sta sempre tra i piedi. Che cosa ci fai qui? Che vuoi? No, non sono qui, questa è una scuola. Sì, sono qui, me l'ha detto la cameriera che stavano venendo. Forza, andate a cercarli. Va a cercarli, Pablo, dai. Sì, va bene, va bene. Dopo continuiamo quel discorso. Ok. Che cosa succede? Ti stai innamorando di Pablo? No, io... di Pablo? No, non succede niente. Perché me lo chiedi? Perché Sergio mi ha detto che stavate insieme. Ah sì, è una cosa vecchia. È passata una vita, non so che cosa pensassi in quel periodo. Anche se... Che cosa c'è? Non so come dire. È cambiato molto. Ma la gente non cambia così facilmente, sai? Beh, ecco, non so, questo almeno è quello che dice mia madre. Io invece penso che si possa cambiare. Se lo dici tu. Salve, Hilda! Ecco, Luci, che allora, sorpresa! Come sta? Lei benissimo. Come sta? Oh, temo che lei sia qui per soli. No, non mi dica che non c'è. Come no. Mai non c'è? Ho portato anche delle brioche per mangiarle forza, insieme. Forza, non si dispiace tanto. Aspetti solo un attimo. Spero di avere Enfi e ancora un po' di tempo. Se vuole, entriamo. Le preparo un bel caffè e ci mangiamo queste brioche no, insieme. No, è che non ho molto tempo. Devo parlare con lei. Non le ha detto dove andava, per caso? No, non mi ha detto. Ah, però l'ho vista con la tuta da ginnastica. Tuta da ginnastica? Sì. Perfetto, so io dove è andata. Grazie, Hilda. Di niente. Va bene, amore mio, calmati. Non ci posso credere. Quel ragazzo mi ha presa in giro per tutto il tempo. Sì, mi sorprende che abbia ingannato anche me, che sono così ricettivo in queste cose. Io credevo che fosse un ragazzo onesto, franco, sincero, non un ribelle come mio figlio. Signor Dunof, dovrei... Papà. Pablo, ma che ci fai qui? Che ci fai tu qui? È successo qualcosa? No, venivo a chiedere dei tuoi voti e a proposito ci sono alcune materie in cui devi migliorare, Pablo. Sì, ti devi impegnare, lo capisci? Lo sto facendo, mi sto impegnando davvero. Ah, tu conosci il governatore del sud, vero? Pablo, io conosco tutti i governatori. Ah. Non è importante adesso, dimmi... Che cosa pensi di Javier? Che è uno scemo. Oh, perdonami, non mi sono reso conto, scusami. Sì, va bene.
Ascoltami, Pablo, quello che ti devo domandare è molto importante. Ti sembra di aver visto qualcosa che ti faccia pensare che Javier sia un po' strano, un po' ambiguo, un po'... No, è strano forte, però si è messo nei guai. No, raccontami. Non fare supposizioni, non intrometterti, ti sto domandando una cosa importante. Pensa bene a quello che mi rispondi, che sai di Javier? Niente, che ne so io, perché non lo domandate a lui? Ora è qui a scuola. Javier è qui dentro, ora vado a cercarlo. No, vado io. Ti accompagno, perché devo chiederti una cosa. Ehi, che cosa fai? Ascolta, devi dirmi perché hai minacciato Tato con la polizia. Prima c'è non qualcosa toccare, che devi dirmi, ok? So che hai bisogno di soldi, quanti te ne servono? Questo non ti riguarda. Quanti? Ma perché vuoi sapere? Quanti? Tanto non puoi aiutarmi. Quanti? Sonia! Sono passato da te stamattina, perché non c'eri, Sonia? Ma che fai, Sonia? Stai... Ma che problema ha adesso? Sonia, per favore, dobbiamo parlare. Non puoi comportarti così, che succede? Mi puoi almeno spiegare che cos'hai? Sonia! Durov, permesso. Ah, vieni pure. Mi servirebbe il fascicolo sull'assistenza per gli alunni. Nel mio ufficio. Nel suo ufficio? No, aspetta. Che succede? C'è il signor Bustamante con la fidanzata e non voglio disturbarli. Va bene, io credevo che fosse l'ufficio del preside del collegio. E il preside lei, che ci fa fuori? Per favore, evita di riempirmi la testa con queste idee, perché sto vivendo un bel momento. Ah, davvero? Ho finito di leggere il racconto della giovane Linares ed è davvero eccellente. Ma dice davvero? Sì. Non avrei creduto che quella piccola selvaggia potesse scrivere così bene. Bene, benissimo, voglio vederlo. Dov'è? Professoressa, merita dei complimenti. La ringrazio. Mi permetta. Per cosa? Tenga, legga questo. È il racconto di un'alunna della sua classe che sarà pubblicato. Sì. Quale alunna? Luan Linares? Sì. È proprio strano perché non è mai stata brillante nella mia materia. Non so cosa faccia con i suoi allievi, ma lei li gestisce molto bene, con una mano molto ferma. Nel suo corso si nasconde un diamante non raffinato, ma è comunque un diamante. Non sono molto convinta, comunque. No. Lo voglio leggere . e poi farò le mie considerazioni. Sì, aspetto i suoi commenti. Arrivederci, professoressa. Dunov, sì. Dovevo leggerlo prima io. Eredia, non essere infantile, per favore. Dopo che lo avrà letto la professoressa, lo leggerei anche tu. Adesso vai, domanda a Gloria di aiutarla a controllare i documenti. Vai. Che fai con quello in mano, Guido? Me lo ha regalato Agustina. Pablo, volevo sapere una cosa. Che facevi con Manuel nella nostra stanza? Niente. Stavate bevendo un super alcolico dalla bottiglia. Quindi stavate organizzando una festa, vero? Perché no. A me non hai detto niente? Ah, aspetta, ma che dici? Sei geloso per caso? No, non sono geloso, ma mi potevi invitare. Ma no... Dai, te lo regalo. Va bene, regalamelo, ma non posso. Ragazzi, per favore, sto controllando alcune iscrizioni. Qualcuno ha visto Aguirre? Perché non lo trovo da nessuna parte. Sì, io. È andato dal medico. Come è andato dal medico? Senza permesso. No, mi ha detto che dovevo avvisarti e l'ho dimenticato. Mi perdoni? No, non ti perdono, Bustamante. Ma che cosa hai nella testa? La testa? Ecco, appunto, che hai fatto ai capelli, Gloria? Che vuol dire? No, ti voglio regalare una cosa. Guarda, così. Ecco, tieni. Allora, è un prodotto buonissimo. Tomas, guarda. Pablo ha fatto un regalo a Gloria per tenere il gioco a Manuel. Che strano. Ma io non capisco, ma chi sono i suoi amici? Il messicano o noi due? Bene, adesso dobbiamo passare alla fase B del piano contro Mia. Useremo ancora Anonymous e che vi succede? A me non importa del tuo piano, Sol. Se Manuel ha tradito Mia, il problema è suo e basta, non c'è altro. Ma vi rendete conto che è la nostra opportunità per strapparle quel sorrisetto soddisfatto dalla faccia? Smettila di fare progetti, nessuno ti crede, capisci? Nessuno ti crede. Abbiamo fatto Marizza, ma il tuo piano è fallito, quindi sta zitta e basta. Va bene, ma ho già in mente un altro piano e non fallirò. Bene, che cosa vuoi fare, Sol? È ossessionata. Tomas, ti vedo pensieroso. Qualcosa non va? No, niente di importante. No, qualcosa non va, guarda che faccia. Sono io, ho fatto qualcosa di sbagliato. No, Pilar, non ho niente a che vedere con te. E allora? È Pablo che fa progetti con Manuel e mi sta escludendo. Con Manuel? Io so anche io una cosa su Manuel, ma cosa? Non so se può aiutarmi. Vabbè, raccontami. No. Guido!
Che c'è? Che cosa? Manuel è stato con Sabrina. Manuel sta insieme alla figlia del suo produttore. Non parlate di questa. Io dico quello che voglio. No, 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 è meglio se ti dimentichi. Va bene, ti faccio vedere. Vabbè, c'è qualche problema qui. Che succede? Niente, ascoltate. E che cosa sarebbe? Dai, forza. Manuel ha tradito Mia. Con Sabrina, non è incredibile? Leo, sono Feli. Per favore, quando senti il messaggio, vieni al collegio perché devo spiegarti. Che fai, Sol? Era importante. Beh, quello che devo dirti io è più importante. Sai cosa è successo al tuo angioletto, eh? La tua amica del cuore. Sì, a Mia non è successo niente. Sì, che le è successo? È la ragazza tradita più famosa che della scuola. Che Sol? Nessuno ha dato retta al tuo cartello e adesso vieni a riempirmi la testa di stupidaggini. Permettimi una domanda, perché sei così tanto invidiosa di Mia? Invidiosa? Invidiosa di lei? Sai che non c'è niente di meno chic che essere una stupida ingenua? Oh, come si vede che non conosci Manuel? Non le vede nemmeno le altre ragazze. Sal, stammi bene. Sì, ovvio, infatti è stato con Sabrina. Manuel e Sabrina sono amici e niente di più, ok? Sì, sì, così tanto amici che dividono tutto, persino il letto. No, non ti credo. Beh, se non mi credi, perché non lo domandi a Sabrina, eh? O a qualcuno qui a scuola, perché lo sanno tutti. Poverina, la tradita è sempre l'ultima a sapere. Che cosa succede, mamma? Stai bene? Che cosa è successo? Cos'hai? Stai tremando? Nessuno. Che succede? Qualcosa non va, non capisco. Senti, Javier, ora che siamo solo noi tre, voglio che ci diciamo la verità. Voglio che tu mi dica, guardandomi negli occhi, se è proprio vero che sei rimasto indietro in varie materie e rischi la bocciatura. Io non capisco di che parla, mamma. Rispondi a quello che ti ha domandato Sergio. Rischi la bocciatura o no? Faceva tanto il bravo ragazzo e invece tradiva Manuel. Sì, ma la cosa terribile non è che l'abbia tradita. La cosa terribile è che ha tradito proprio aspetta, Mia. Aspetta, aspetta, ma tu l'hai vista bene, Sabrina? Sì, è fantastica. Ma sta rischiando grosso. Veramente? Certo, quando la biondina lo scopre gli stacca la testa. Aspetta, aspetta, aspetta. Che c'è? Vieni, che vieni. Vuoi? Tutto fatto. Che cos'è? Beh, è quel po' di follia che secondo te mi mancava. Eccola lì. Sono due biglietti per il sud. Più un buono perché Mia e Manuel possano stare in un hotel due giorni. E io non... Sei fantastico. Sono andato da mio padre. Gli ho chiesto per favore di usare i suoi contatti e... Ecco fatto. Hai visto che... È strano, no? Perché quando noi due lavoriamo insieme riusciamo a risolvere tutti i problemi. Sì... Però adesso dobbiamo riuscire a convincerli in qualche modo. Non preoccuparti, mi verrà in mente qualcosa. Sta arrivando Mia. Va bene, vado. No, aspetta un attimo. Aspetta, dobbiamo prepararci. Sì, d'accordo. Mia! Mia, ti devo raccontare una cosa terribile che ho sentito. Feli, che ti è successo? Che problema c'è? È una cosa tremenda, Mia. È per Leo, vero? È per Leo. Dimmi che cosa ha detto, perché l'ha ammazzato. No, Leo non c'entra niente con questo. Che cosa ti succede, Feli? Che cosa è successo? Una cosa orribile, Mia. È terribile. Raccontami. Devi dirmi che succede. Hay poco tiempo y no se puede sin algún riesgo. Deja girar a tu cabeza, no la detengas, tiene algún riesgo. Deja que grite, que ruja, que llore. Deja que pase, que todo pasa. Cuando esté calma, cuando esté quieta, cuando esté limpia de tanta mierda, vas a salvarte, vas a estar.